Sono atterrata a Londra Heathrow, il volo è andato bene, c'è stato un po' di turbolenza, anche se non in termini di vuoti d'aria, ma tipo sballottolamento destro-sinistra. Ma vi giuro, io ho dormito tutto il tempo e secondo me quello accanto a me pensava che fossi in after pesante, perché cioè, ho davvero dormito tutto il tempo. Un consiglio che mi sento di darvi è venire con il passaporto, se ce l'avete, perché hanno costruito queste cose automatiche per il riconoscimento del passaporto, dei documenti, per evitare la fila alla dogana che vi fanno fare se invece hai la carta d'identità. Siccome sono arrivata all'ora di pranzo, devo pranzare qui per poi prendere la navetta e andare in hotel. Sono passata da Marks & Spencer e sto facendo un po' di spesa. Laboratori di ricerca. Però appunto secondo me possiamo fare un certo. Sono appena entrata in camera e prima di incasinarla ve la faccio vedere perché è bellissima. È piccolina ma carinissima. Allora, si entra da qua e c'è il bagno. Guardate com'è carino questo bagno. Bellissimo questo. No! Lo spazzolino! Dico sempre. E poi questa è la camera da letto, che è molto piccola, basic, ma è un letto. E ragazzi, guardate cosa ho trovato! Non so in realtà se ce lo regalano o ce lo fanno usare soltanto per questi 3 giorni, ma credetemi, cioè me lo uso anche per andare a letto, mi faccio la piega prima di andare a letto. Qui poi c'è un armadio, angolo del tè, siamo in Inghilterra. E poi io ho sempre voluto questo angolino così per mettermi a leggere, una cosa molto poetica, mentre guardo la campagna britannica. Vabbè, da qua non si vede una mazza. Il muschio britannico. Comunque, come vedete, è una bellissima giornata e siccome sono quasi le 4, voglio approfittarne e andare a vedere un po' di campagna, perché siamo veramente immersi nel nulla. Siamo a Cornwall, o comunque Malmesbury, sotto Bristol, quindi a 1 ora e mezza da Londra, e siamo immersi nel nulla. Siamo in piena campagna, in mezzo alla natura, e io sono felicissima, è bellissimo. Arrivando, vi giuro, ho visto le case di pietra. Adesso vado a fare un giro fuori e cerco di farvele vedere. Ovviamente io ogni volta che vado in Inghilterra mi dimentico sempre la stessa cosa, che è l'adattatore per il caricatore del computer. Quindi adesso il computer scarico, volevo rispondere a un po' di mail e lavorare un secondo prima di andare a fare questo giro, ma non riesco. Perché è una testa pera! La password più bella del mondo. Go for a walk instead. Vai a farti una passeggiata invece. E infatti, raga, andiamo. Siamo andati a camminare in mezzo ai campi. Non lo so ragazzi cosa ho ordinato, ma c'è del polpo e una crema di patate, qualcosa, e mandorle. Una carne immersa in, non so in che salsa, non si vede una mazza. Salata, verdura. Buongiorno, prima di continuare con il video voglio un attimo spiegarvi il motivo per cui sono qua. Dyson ha riunito qui a Malmesbury circa 15 di influencers europei. Io sono l'unica dall'Italia, che sono davvero orgogliosa, quindi grazie. Ci hanno invitato qui essenzialmente per creare contenuti con questi nuovi prodotti, come questo video, che bene o male sarà il primo video in Italia che farò vedere questi prodotti. Figo. Ma anche foto, che vedrete tra poco magari sul mio Instagram. Oggi è il giorno in cui ci sveleranno i prodotti e hanno organizzato tutto un programma intorno a questi prodotti, perché a quanto pare l'obiettivo di questi prodotti è migliorare l'aspetto del benessere, fitness della persona. Ecco perché hanno invitato me. Quindi oggi è tutta una giornata organizzata intorno a questo tema e iniziamo la mattina con mezz'ora di meditazione. Quindi andiamo. Only through your chest, so inhale through your nose. At the exhalation, you push up the back of your throat. And you make a noise a little bit like a wave or like a Darth Vader. You guys know the Darth Vader?
Same thing. But don't do it with the vocal cords, okay? Just breathe the air goes behind your throat. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva, Shambho. La colazione di oggi preparata da Nadia è un food blogger. E queste ragazze sono patate dolci, dolci, quindi arricchite con altro. Dopo la mezz'ora di meditazione, colazione, adesso iniziamo il wellness workshop, che è essenzialmente volto a spiegarci il concept dietro i prodotti che sono stati creati. Allora, questa mattina il workshop si è focalizzato su tre macro argomenti: l'aria. Solo in Italia abbiamo degli ingegneri un po' meno figli. So we're gonna talk to you about air, go over some air science. Questo è effettivamente strafigo perché effettivamente non essendo l'inquinamento nell'aria visibile, uno può anche dire sì, ma non penso che funzioni tanto. Invece facendo così si vede proprio il picco che parte e si vede che effettivamente è efficace. E adesso sta macinando come un drago per cercare di riabbassare il livello di inquinamento nell'aria. Il dormire. Sometimes when I work out at night, I can't sleep very well. Is it possible? This is a really good question, and I often do a lot of magazine articles about this question. So you cibo. So my name is Nadia. I'm from Switzerland. I grew up in the mountains. Do you guys know St. Moritz? Yes. Mm-hmm. So I grew up in the town next to St. Moritz. Yeah. So just make sure that you have about a little bit of everything. Quanto mi piacerebbe riuscire a portare questi contenuti, cioè sono pazzeschi. Che bello. Io vi giuro, quando ci sono questi buffet esplodo. Troppo buoni, cioè quel cavolfiore col cocco pazzesco, solo che adesso sono strapieno. Siamo finalmente entrati negli headquarter di Dyson. Qui hanno delle regole strettissime su quello che si può o non si può filmare, quindi cercherò di filmare il più possibile e non farmi arrestare. Oggi dobbiamo mettere queste scarpe antinfortunistiche. Boh, posso dire che sono più belle delle mie. Our Dyson owners are really in the center of everything that we do. Siamo entrati in questo laboratorio che è stato creato apposta per testare il suono che generano i prodotti ed è tutto insonorizzato. Si chiude la porta e non si sente un eco, le voci sono stranissime, pazzesco. Japanese rice, qui c'è del riso. We have Cheerios, Fruit Loops, depending whether we are doing stuff for America or not. Say when. When. Yeah, and similar to before, we weigh the machine before and after the test and we get a score. So questo è il nuovo purificatore dell'aria da tavolo, versione mini. E guardate, loro fanno queste cross section dove lo tagliano a metà e vedi tutta la tecnologia dentro, pazzesco. Roba troppo intelligente per me. Questo è il nuovo aspirapolvere. Allora, la novità di questo è che c'è uno schermino. Questo è capace di realizzare su che superficie si trova, quindi su un tappeto, una superficie dura, e cambia l'intensità. Tutto viene espresso dallo schermino, dal video, anche tipo se c'è un problema. Lo schermino poi produce un video del problema, quindi uno è anche in grado di capire cosa sta succedendo. You can't change angle this way. Oh no, really? So you can only do it. You can only do it like. It's vertical light. Yeah, it's a vertical, so it's a task light. Questo sarebbe perfetto per le video ricette dall'alto. Questa si adatta alla luce che c'è fuori, quindi diventa più o meno fredda. So this is how you change a color. Wow. And this is how you change in
in density, and this is the on and off. And off. Wow, that's pretty cool. Yeah. Praticamente è pieno di sensori, ad esempio questo sensore sente, cioè analizza la luce che c'è nella stanza e quindi decide se darti una luce più rossa o più bianca. Poi c'è il sensore di vicinanza, cioè se tu ti allontani praticamente ti spegne la luce. Finito il tour siamo arrivati in albergo, siccome siamo arrivati verso le 5:30 e ci hanno detto fate quello che volete fino alle 7:30 che si va a cena, io ho pensato di fare un bel workout in stanza. L'ho filmato per voi, non ve lo metto qui ma ve lo metto su Instagram, quindi mi raccomando andate a vederlo. È un workout total body che non prevede l'uso di alcun attrezzo, come vedete sono in una stanza albergo, non ne ho. E avete cosa? Perché l'ho appena finito e ho il fiatone. Adesso è perfetto per poter andare a fare la doccia, lavarmi i capelli e utilizzare il phon. Momento verità. Siccome domani mattina alle 7:30 faremo una lezione di yoga e la tizia ha detto che suderemo da morire, sarà devastante, ho deciso di aspettare a lavarmi i capelli e lavarli domani. Però intanto la doccia fin qua l'ho fatta. La cena di stasera qui. Che bello. Bellissimo. Un ammasso di roba verde. Buongiorno, sono le 7:25 e io sto scendendo per andare ad iniziare la giornata con una sessione di yoga. E dopo yoga è arrivata la colazione, sempre by Nadia. Guardate che spettacolo. This is a mango puree, so just super ripe mangoes, just pureed with some coconut milk, that's it. And some vanilla. And then this is the coconut sesame crunch. And then here we have a porridge, and this is oats cooked with, so it's kind of like peanut butter oats on warm cherry. Colazione abbiamo fatto un mini shooting con i 3 nuovi prodotti e le foto le vedrete presto sul mio Instagram. Adesso sono le 10, io ho già finito, quindi mi faccio una doccia, mi sistemo, faccio la valigia e poi pranzo con cibo della colazione, perché abbiamo il taxi a mezzogiorno e quindi non abbiamo tempo per pranzare. Allora sono andata giù, ho fatto un mixchione di porridge di quinoa, yogurt, frutta secca e delle marmellate, e così ho il pranzo assicurato. Stasera chiedo a Jimmy di prepararmi un petto di pollo perché non ne posso più di roba dolce. Io non ho i capelli così lisci, io in realtà questo effetto lo raggiungo quando li asciugo col phon e con la spazzola tonda, quindi il fatto di averli soltanto pettinati e asciugati e avere questo risultato per me è perfetto. E niente ragazzi, il mio viaggio in quel dell'Inghilterra, nella campagna inglese con Dyson finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto, sapete che questa è un'anteprima nazionale, mi piace dirlo perché ne sono assolutamente fiera, ringrazio Dyson per aver scelto me e spero che dopo questo video non vi siate pentiti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!